nostro viaggio tra i tesori della Chiesa Fossanese e del MAB, Museo, Archivio e Biblioteca, in questa tappa si sposta dal centro cittadino. Ci troviamo a pochi chilometri da Fossano, di fronte al santuario Madre della Divina Provvidenza di Cussanio. Ed è da qui che ripartiamo con qualcosa di assolutamente inedito. Andiamo all'interno a vederlo. Ci troviamo nella galleria degli ex voto del santuario di Cussanio. Qui sono esposti una buona parte degli ex voto che in tutti questi anni sono stati portati al santuario per chiedere la grazia o per appunto la grazia ricevuta. Alcuni tra i più antichi sono esposti all'interno del santuario, ai lati della Madonna della Cintura, mentre un'altra parte, antichi anche questi, sono a pochi metri da qua nella manica dell'ex monastero degli Agostiniani al piano terra. E qui è stata allestita di recente, in occasione dei 500 anni dalle apparizioni della Madonna qui a Cussanio, è stata riallestita una parte della galleria degli ex voto. Sono alcuni tra i più antichi. E proprio in questo corridoio, in questa manica, ci sono gli ex voto che riguardano la guerra, le guerre. Ma ci sono altri ex voto, e non sono dipinti, sono in realtà fotografie, che riguardano la guerra. Sono tante storie, tanti uomini che sono partiti, molti non sono tornati, e loro stessi o i familiari portavano queste fotografie al santuario per richiedere la protezione della Vergine. Io sono stato convocato appunto da Monica Mazzucco in qualità di tecnico della parte, insomma, informatica. Il mio compito è stato quello di, perlomeno all'inizio, è stato quello di fare delle scansioni, è stato quello di digitalizzare quello che per me e per molti è un patrimonio dell'umanità. Cioè, con tanti colleghi, uno volevo menzionare in particolare, Mirko Rosso, per dare un proseguio nella lungimiranza e per averne tante copie anche da distribuire, da mostrare, insomma, nel tempo. Dovendo fare sia la parte anteriore che la parte posteriore, che contiene dei manoscritti incantevoli. E tanti di questi signori hanno perso la vita loro stessi, qualcuno ha perso i familiari, i genitori magari in guerra o parenti in tutti i sensi, e dicevo, le scritte testimoniano questa emozione. Mandando le fotografie a casa, a te mamma, con tutti i ricordi per la famiglia. Saluti alla famiglia e spero di rivedervi presto. Guardando il fronte e poi ancora di più guardando il retro, quindi attraverso il manoscritto, mi sono ritrovato ad esprimere a me stesso una analogia che fa rabbrividire. 80-100 anni fa succedevano delle cose a livello di guerre mondiali, si stanno ripetendo le stesse identiche cose che tutti adesso possiamo vedere alla televisione, cioè l'uomo che spara ad un altro uomo. Quando ho visto queste cose ho detto: ma sta succedendo di nuovo.